In quest'uomo che giace ai bordi della strada a mendicare, a tendere la mano, è rappresentato, credo, ciascuno di noi. È l'intera umanità, è l'uomo del nostro tempo che a volte sulla strada della vita, sulla strada segnata dalla solitudine, dallo sgomento, dallo sconforto, è lì che tende la mano. Perché qualcuno che passa proprio di lì abbia uno sguardo di tenerezza, di misericordia verso di lui. E l'uomo di cui ci parla l'Evangelo di questa domenica è un uomo che non riesce a vedere, non può vedere le cose, non può ammirare le bellezze che lo circondano. E credo che allora è ciascuno di noi a volte che non riesce a vedere, non riesce a vedere le bellezze che abitano la sua vita, che circondano la sua vita, perché il suo sguardo è chiuso, il suo sguardo non si apre all'amore, alla meraviglia, allo stupore, perché questo sguardo troppe volte è chiuso in se stesso. E non riesce ad aprirsi, a spalancarsi sull'oltre. Quest'uomo che giace ai bordi della strada sente parlare di uno che passa. E questa persona che passa, quest'uomo è Gesù di Nazaret. Allora la sua voce si fa forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Volgiti verso di me con uno sguardo compassionevole. Dirigi il tuo sguardo, perché questo mi basta, essere guardato da te, perché so che da questo sguardo può nascere qualcosa di bello, di nuovo, dentro al mio cuore, dentro alla mia vita. E questo sguardo compassionevole si fa parola, si fa gesto di guarigione, di liberazione. Che cosa vuoi che io faccia per te? E fa, Signore, che io riabbia la vista, fa che possa vedere, possa con uno sguardo d'amore leggere tutta la mia storia, tutto ciò che è dentro di me e quello che mi circonda. Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. È questo sguardo nuovo su noi stessi, sulla vita, su ciò che ci circonda. Credo che sia la conseguenza di questo atto d'amore, di questo atto di fede, la possibilità, la capacità di una lettura nuova, di una interpretazione nuova di quello che mi accade, di quello che vivo. Ed è Gesù Cristo, allora questo sguardo nuovo sulla realtà. È la fede in Lui, l'abbandono in Lui che nasce da questa invocazione, che nasce da questa disponibilità affinché la vita, affinché la mia storia possa essere continuamente sostenuta, sorretta, abitata dalla luce della fede, capace di dipanare le tenebre, la notte e di far scorgere dentro al cuore, dentro alla vita, la luminosità solare del Cristo, crocifisso e glorificato per la nostra salvezza.